Sì, ecco, alla prima puntata di Divina la News, il telegiornale delle streghe. Dovete sapere, questa sera al Circo Sportivo Don Busniak alle 23.30 si effettuerà la consueta gara di rutti di Halloween. Mi raccomando, venite numerosi tutti quanti. E non dimenticate le bibite gassate come rifornimento rutti. Vi ricordo del famoso vincitore del 2002, Aristide Spalma la Melma, che si era aggiudicato l'ambito premio il ruttino d'oro coniato 2002, ne è vero. Quindi, ora che lo sapete, non siete anche voi invogliati a fare questa gara? Guarda, la voglia, guarda. Forse dai sotto quelle prove? Dai, dai, dai. Stato di allerta invece all'ospedale di guardia di Milano, a usare in giro... Per favore, Ronaldo, con che memoria usare, si sente da chi è Barcellona. Pare che sia arrivata la nuova influenza autunnale dal nome scientifico Infectum Degeneris Vulgaris Aerophagi. Già battezzata con il nome di vento dell'est, infatti si è sentito, non è vero. Pare... tutti i giorni si è contagiata. Pare che i primi soggetti infetti abbiano provocato lo scoccare di ben 70 antifurti di autovetture in zona di Porta Venezia Milano, è vero? Tali erano i rumori violenti dei peti. Ma che mio nonno, sai, il scolato al film per dei notte. Ma chissà perché, ma forse la doma è la... L'ultima volta che l'ha trovato nel suolo da capo al lampadario. Comunque, adesso ci vuole un po' di spot. Facciamo un po' di spot. Ecco. Dunque... Una dentiera con interni madreperla, radio FM incorporata e una bicicletta cambio Shimano in opzione, una batteria di pentole TV Color e servizio di piatti. Chiunque interessato può rivolgersi alla sempreverde Peppa Graton. Ciao Peppa. Eh sì, Beatrice conduttrice. Non solo te però potevi tirare dentro il ballo in una diretta come questa, per favore, così seria, non so. Ascolta, io... Ascolta, la Peppa è una donna di 80 anni, benissima, e la chiama tutti Britney Spears. Sì, non ti immagini. Sì, sì. Comunque, se volete salame, le iscrizioni, potete... andare all'associazione Una Botta di Vita in corso geriatria 69 anni.